Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Mini Motorways, un gioco che è uscito il 20 di luglio su Steam, costa 8,19€ e arriva dagli stessi sviluppatori di Mini Metro. È un gioco che ci rilasserà, non ci chiederà magari troppo impegno da un punto di vista magari di movimento, perché è un gioco strategico dove dobbiamo progettare le strade di una città in crescita, un po' come in Mini Metro si faceva la progettazione di una metropolitana sempre migliore. Vi chiedo anche un feedback perché ho iniziato, diciamo, a utilizzare dei filtri di voce e quindi ditemi un pochino se è cambiato qualcosa. Sicuramente è cambiato qualcosa, ditemi un po' com'è l'impatto per voi. Allora, dobbiamo cliccare col pulsante sinistro e trascinare per costruire la strada. Quindi iniziamo a costruire. No. Col tasto destro cancelliamo. Allora, sì. Vabbè, abbiamo costruito passa alla modalità eliminazione, quindi passiamo alla modalità eliminazione, questa, e la eliminiamo. Ok, queste sono le basi del gioco, torna alla modalità di disegno e ok, facciamo comunicare le due strade. Ok, così. Il gioco mi ricorda molto un altro titolo di treni che avevo portato, non so se anni fa ormai. Quando appare una puntina significa che un'auto vuole raggiungere una destinazione. Ok, l'icona un po' del GPS. Va bene. E infatti adesso vediamo che l'auto lo raggiunge e poi andrà ad accumularsi qua insieme alle altre. Infatti si parcheggia e ok. Più puntine raccogli, più alto sarà il tuo punteggio. Perfetto. Abbiamo 15 tasselli da poter spendere di strade. Adesso vediamo perché probabilmente arriveranno altri colori di altre auto che dovranno andare in altri luoghi di destinazione. La cosa interessante è che poi, tra una settimana e l'altra, perché il gioco ha una sorta di passaggio del tempo, sbloccheremo anche altre cose che potremo prendere e costruire, ad esempio i semafori su tutti, perché in questo caso vedete che c'è una sorta di strada principale. Puoi cambiare l'orientamento di una casa. Ah, posso premerlo di qua? Come faccio? Ah, posso far così? Ah, sì, ok, vabbè, niente, sì, certo, demoliamo questa e recuperiamo dei tasselli strada. Ok, quindi praticamente adesso questi qui sono dovuti tornare indietro e sono andati direttamente dove dovevano andare. No, in realtà devono arrivare lì, quindi facciamo collegare anche questo, abbiamo un mega svincolo. Ah, praticamente le auto che tornano a destinazione fanno inversione a U e vanno a destinazione. Va bene. Adesso abbiamo delle auto blu che devono andare esattamente qua sotto, quindi affronteranno l'incrocio. L'incrocio penso lo affronteranno con le regole di precedenza classiche. In realtà no, fanno un po' quello che vogliono perché un incrocio un po' così. Va bene, andremo poi a sbloccare anche altre cose. Capisco, non è un gioco che magari possa interessare a molti, ma rimangono sempre degli ottimi. Allora, vediamo un attimo, possiamo riprogettare la alla fine un indie anche questo, voglio dire. Ok, non abbiamo abbastanza tasselli, quindi mi trovo costretto a collegarla in questo modo, anche se sarebbe stato più efficiente farlo passare da sotto in modo da lasciarla fuori dal traffico e quindi non rallentare di conseguenza quest'auto gialla. Vabbè, fanno incidenti su incidenti, ma va bene. È un po' un ingorgo qua, quindi adesso spero di poter sbloccare qualcosa di davvero interessante, tipo un semaforo. Va bene, scegliamo due risorse, possiamo scegliere tra due, ponte, tessere stradali, oppure il semaforo. Tocca questo insieme. Ah, ok, no, non possiamo prendere il semaforo, prendiamo questo, abbiamo delle caselle. Disegna una strada che attraversi l'acqua per creare un ponte e collegare questa casa, ok? Quindi creiamo il ponte, mi usa il ponte in automatico e me lo fa collegare direttamente lì, perfetto. Però cavoli, abbiamo 5 caselle e non ce la facciamo collegarle direttamente qua. Però forse potremmo provare a far così. Mm.
Adesso abbiamo questo, però non abbiamo ponti, quindi dobbiamo farlo per forza passare di là. Va bene, dice di riprogettare strade non essenziali, ma in realtà, sì, in realtà dobbiamo farlo per forza perché non abbiamo abbastanza. Alcune auto non hanno un percorso per arrivare a destinazione. Sì, certo, perché dobbiamo collegare questo qui. Ok. Modalità daltonico, se hai difficoltà a distinguere i colori, no, non lo attiviamo, però è importante sapere che c'è. Adesso le case, le auto che escono dalla casa rossa possono arrivare direttamente là, facendo un po' di strada. E c'è anche questa che potrebbe essere un problema, ma possiamo cambiargli l'orientamento. Anzi, no, glielo facciamo cambiare, glielo facciamo andare di là, perfetto. E anche qui, questo è una sorta di puzzle perché non avremo più tasselli per le strade, ma gli ho cambiato l'orientamento. Ora possiamo sbloccare il semaforo e tessere stradali supplementari. Quindi, trascina un semaforo su un incrocio per gestire il flusso. Lo mettiamo qua. Ok, così è comodo e diventa un po' più efficiente, anche se in realtà questa città è tutto tranne che efficiente. Quindi vediamo un attimo come va avanti. Il gioco ha comunque delle buone recensioni su Steam, il prezzo non è elevatissimo, bisogna sempre calcolare che cosa si va cercando, nel senso che se qualcuno vuole trovarsi un bel passatempo da magari giocarsi in vacanza, piuttosto che a tempo perso quando si hanno 5 minuti prima di uscire di casa, piuttosto che quando non si vuole pensare a nulla, questo può essere sicuramente un gioco, ovvio che... faccio sempre questa premessa prima di portare un gioco perché tanti si aspettano ogni giorno un gioco action, un gioco di ruolo, uno strategico veramente sorprendente per essere un indie, grande rivelazione, ma in realtà non funziona così perché i giochi sono di ogni tipo, compreso questo. Allora, no, facciamolo così. Sì, è veramente di un confusionario sta città. Abbiamo finito anche le tessere della strada. Abbiamo l'autostrada, molto interessante questa cosa. Tocca questo insieme di strada per ottenere l'autostrada. Quindi, trascina un'autostrada. Qual è l'autostrada? Questa? No, fammi capire. È questa? Dov'è l'autostrada, scusa? Ma... Non capisco. Questo è il semaforo. Dov'è l'autostrada? Non ho capito. Questo cos'è? Cioè, dovrei fare una strada alternativa. No, non capisco, non capisco. Scusate che questo è il tasto per aprire il menu. Ok, no, mi dice di creare un'autostrada, ma io non capisco dove sia l'autostrada. Questa qua che cos'è? Ah, ok. Posso mettere questo che cos'è? Trascina, simbolo, forma di scudo, al punto della strada qui vuoi finisca l'autostrada. Ah, ok. L'autostrada... ma... Mannaggia, non... Ah, ok. Spettacolo, adesso è tutto chiaro. Abbiamo l'autostrada dove possiamo andare dall'altra parte della città per arrivare appunto in quella zona lì. Quindi tutti prendono l'autostrada qui e se ne tornano a casa. Interessante, figo. Anche se si potrebbe gestire un pelino meglio. Però vabbè, perché in pratica tutti quelli che abitano qui, che devono andare là,
Praticamente non fanno altro che salire, prendere l'autostrada e vanno di là, così si evitano l'ingorgo e si evitano anche il semaforo. Così come quelli che hanno la casa rossa e devono andare là, allora questo è molto semplificato, questi invece un po' meno, nel senso che scendono, si fanno il semaforo, prendono l'autostrada e vanno. Ok. Abbiamo il verde e la casa verde, quindi la facciamo comunicare qua e la casa verde direi che... Mannaggia, la casa verde deve per forza farsi una strada qui. Non abbiamo abbastanza tasselli. Quindi alcune auto non hanno percorso, sì, l'ho capito, quindi no, demoliamo. Vediamo un attimo, possiamo far così. No, fa brutto. Sì, certo, ma... no, non me lo fa fare, me lo fa fare solo così. Vabbè, dai, intanto abbiamo già dei verdi che stanno raggiungendo la destinazione. Abbiamo un'altra casa rossa. In questo caso abbiamo tasselli per la strada, zero, non ne abbiamo. E anche qua c'è un verde, quindi anche questo, mannaggia, dobbiamo aspettare e prenderci altri tasselli per strade. Ok, abbiamo la rotatoria e abbiamo... Tra poco arriveranno anche altri punti, quindi una rotatoria e delle strade. Voglio mettere la rotatoria, la voglio mettere... mannaggia, la facciamo qui. No, sarebbe l'ideale riprogettare tutta la città in realtà, quindi voglio demolire tutto. Succede qualcosa se ridemolisco tutto? Iniziamo piazzando la rotatoria qui. Ah, ma perché abbiamo l'autostrada? Fatemi demolire anche l'autostrada, non si può? No, non si può. Vabbè, la rotatoria la voglio mettere qui. Mannaggia. Vabbè, dai, proviamoci. Abbiamo recuperato il semaforo. Allora, vanno tutti all'interno di questa strada. Ok. Questi vanno di là. Poi. I verdi vanno in un'unica strada. Ah, ok, mi fa rimettere l'autostrada adesso. Quindi gli arancioni devono andare tutti nella via. Allora, intanto facciamo una via unica in cui entrano direttamente tutti, così non esageriamo con il... Ok. Poi il rosso, questo direi che lo facciamo di qua in modo che va di là. Il verde va giù, il rosso va di là. Questi, mannaggia, sono abbastanza... Vanno, no, farli andare di là, ok, anche questo farlo andare di là, così risulta un po' più pulito, ok. Abbiamo la possibilità di mettere un semaforo, il semaforo lo mettiamo magari qui, perché poi magari gli mettiamo la strada anche che comunica qui, nel caso in cui infatti non ha senso che vadano di là i verdi, che vadano in rotonda non ha senso, poi facciamo una strada qui, una strada che va qui, questo comunica di là, questo va di là, ok. Collega le nuove case, possono raccogliere... Ok, prima che il timer esaurisca. Ok, adesso abbiamo anche una cosa in più che è quella del timer. Però abbiamo un'autostrada che non abbiamo utilizzato, quindi l'entrata no. Sì, vabbè, questo è giusto. Vediamo se riesco a piazzare l'autostrada. L'autostrada ha l'ingresso qui e va fino a... Facciamo, va fino a qui. No. Dovremmo fare un'altra rotatoria. Comunque, vabbè, arriva lì e la facciamo comunicare con la rotonda. Non si può. Ok, lì così, perfetto, mi sembra giusto. Che poi non serve una mazza perché c'è il ponte, ma va bene. Vabbè, le mie doti di progettazione sono... sta finendo qui. Sta finendo. Ok, abbiamo
23 strade stradali, il ponte, poi abbiamo altre autostrade, insomma, e la partita va avanti così. No, vabbè, ho fatto riavvia, voglio saltare il tutorial, così che abbiamo la licenza di guida e sblocchiamo la vera modalità di gioco. In pratica abbiamo la possibilità di giocarci varie città, alcune bloccate perché dobbiamo sbloccare le precedenti, quindi abbiamo Los Angeles, Pechino, Tokyo, Dar es Salaam, Mosca, Monaco, Zurigo, Manila, Rio de Janeiro, Dubai, Città del Messico. Ok, quindi si inizia con Los Angeles come livelli, fare un tutorial pressoché infinito. Quindi abbiamo ambientazioni che cambiano e tasselli e strade da usare. Quindi usiamo subito il ponte e creiamo questa cosa. E così iniziano a lavorare. E qua abbiamo il tempo che possiamo mettere in pausa o accelerare. In questo caso lo acceleriamo. Già due case, quindi sta andando anche discretamente bene. Lunedì, martedì, ok, al fine della settimana qua abbiamo ben chiaro quello che sarà il tempo a nostra disposizione. Abbiamo ancora 15 tasselli di strade e abbiamo un'altra casa che magari facciamo comunicare qui, così. Buttiamo via un tassello in più per fare questa cosa, ma magari per non creare inguaghi vari. Ok, questa diventa praticamente una sorta di strada privata per i rossi. E questi invece vanno a mischiarsi, diciamo, sulla strada senza creare eccessivo traffico, perché l'unico traffico che creano è il passaggio qui, che magari può interrompere i gialli, ma direi che non lo trovo un gran problema al momento. Vediamo un attimo come ci farà andare avanti il gioco. Stiamo per finire la settimana e possiamo scegliere la rotatoria o il ponte. E io sono molto indeciso, ma scelgo la rotatoria. La rotatoria perché sicuramente qui avremo modo di... No, qui, perché magari avremo modo di dover dividere. Infatti. Vediamo il tessere stradale, la facciamo entrare in rotatoria. E a sto punto direi che qui potremmo anche creare una strada che vada dritta di qua, così che non diamo problemi agli altri. Sì, dai, sembrerebbe giusto. Quanti ce ne sono qui? Allora, questo giù e comunichi di là. Voi due scendete dalla strada unica e vi unite a questa. È questo che mi dà qualche problema perché va a interrompere il flusso, però potremmo farla uscire direttamente da qui, così loro vanno in rotatoria direttamente. Ok, abbiamo semafori, ponte, semafori. Semafori 2 li possiamo mettere, ma in realtà non abbiamo un grande incrocio, però intanto si è aperta una nuova via che è quella lì. Va bene, vedete questo numero di viaggi, ha un tot numero di viaggi, mi pare 300-400, quello che abbiamo visto prima, si sbloccano le città successive, quindi ho anche questo, però lo facciamo partire da qui. E fin lì restiamo. Servirà un ponte proprio per far comunicare le due. Però al momento restano piuttosto. Anche questo qui non è comunicante, quindi questo glielo faccio andare giù di qua in modo che non dà fastidio agli altri. Va bene, stiamo andando anche al massimo del tempo. Adesso giovedì dovrebbe finire venerdì, sabato, domenica e finiamo la settimana, otterremo altre cose. Los Angeles sta prendendo forma. Abbiamo qualcosa qui? Che cos'è questo? Questo diventerà qualcos'altro un domani. Allora, intanto abbiamo un'altra destinazione per le... Ah, mannaggia. Ci serve un ponte. Ci serve un ponte. Aspettiamo un attimo. Autostrada o ponte? Facciamo l'autostrada. Perché questi due le facciamo comunicare. Ci piazziamo l'autostrada qui, che arriva fino di qua. Facciamo una stradina di là, eh? Ok? E poi l'autostrada finisce così e poi va
comunicando con gli altri. No, 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 non me la piazza così che fa veramente schifo. Ok? E qua abbiamo l'entrata lì e questo diventerà chissà che cosa in futuro, però intanto abbiamo messo questa autostrada che però non ha altri sbocchi, quindi dobbiamo mettere anche l'entrata da qui e la possibilità di andare da lì. Quindi l'autostrada. Attenzione, gioco finito. Troppe poche auto possono raggiungere questa destinazione in poco tempo. La tua città è stata interrotta dopo 25 giorni. 126 pendolari hanno percorso le strade in questo lasso di tempo. Niente, credo che non abbiamo sbloccato niente. Però, insomma, questo era Mini Motorways. Molto interessante, un bel puzzle game, un bello strategico puzzle game. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!